arriva il fenomeno di turno, la guardia giurata, no, cosa fate, chi siete, che è successo, documenti. Ragazzi, ci siamo. Siamo alla Mann Academy. Iniziamo un nuovo lavoro. Venite, seguitemi. Siamo carichi? Ce n'è di attrezzatura? Se mi dite che di attrezzatura dietro non ne abbiamo portata, vi sbagliate, direi. Ti faccio il gatto sulla camera? Scarichiamo, scarichiamo. Io direi, prima di tutto prendiamo il monitor che sta qua. Quindi monitor, inizia qua un cavalletto, c'è l'altro manfrotto. Perché le ruote le metteremo sul frame, quelle grosse. Quindi questa qua la mettiamo fissa, mettiamo le ruote su quello. Lo so che è la snobbia adesso perché tu hai l'Alfa 7S, ma questa ancora fa il suo porco lavoro. Angelo e gli altri colleghi stanno iniziando a montare tutta l'attrezzatura che servirà per questi 3 o forse 4 giorni, non lo so, lo scopriremo. Allora Angelo, come siamo sulla tabella di marcia? Allora, non ho ancora guardato l'orologio, ci guarderemo, ma considerando che dovremmo iniziare dopo pranzo. Sono ancora molto taglienti, quindi io direi di aggiungere un bel pannello di frost per ammorbidire. Sei di seconda. Mi diceva qualcuno, sembra facile. Della Compre cinese, 15 è della Manfrotto, senza marchio. Che non si dica che... Sempre per terra, Angelo, come i bambini, mannaggia. Secondo me questa, teniamola anche lunga. Motore 1 partito. Motore 2 partito. E ogni tanto ci vuole anche la pausa caffè. Offro io, vai tranquillo, parla. Adesso facciamo la parte dei dettagli. Adesso facciamo i fegatè. La cosa carina di avere le piastre standard Manfrotto è che tu la monti una volta, cacci via questa e sostituisci, ok, e la piastra combacia in scioltezze. Lorenz, la prossima volta però se devi fare il ciacchista, le scarpe con le papere le lasciamo a casa. Spegni, accendi. $4K50, dobbiamo prendere quella gamma del cinema. Vai, troppo in qua. Allora, il movimento più lontano che devo fare è tutto qua. Ragazzi, guardate cosa ha posizionato Angelo per fare le riprese del cruscotto. Metti a posto lo smoke pocket. E si finisce la scheda sulla camera principale.
scarichi i dati della scheda principale, partiremo e si scaricheranno le batterie del corpo. Non è mai una dritta, però ce la faremo. Si può inoltre scegliere la temperatura interna dell'abitacolo che il veicolo raggiungerà per l'orario previsto di partenza. Quello, ruotalo, non spostarlo, ruotalo dall'altro lato. Si sa che in un mezzo da lavoro quello che conta è il vano di carico, che nel nostro caso misura ben 10,7 metri cubi, nella versione passo standard con il tetto alto, dotato di un'ampia porta laterale di 1311 mm, un'altezza interna di 1861 mm, con un carico utile di ben 950 kg. E qui ragazzi abbiamo la truppa completo che sta facendo le ultime riprese qui alla Man Academy per poi girare invece per la città e ci avvicineremo a Verona. Guarda oggi come sono romantico, questa PD buona e un cuore. No ragazzi. Ah, però vedi. No ragazzi. Ok, Angelo sta spiegando a Elisa com'è la scena. Sì. La scena è... appoggi e metti la su. E questa è la scena. Se troviamo una via dove è abbastanza costante l'ombra è meglio. Lui aumenta. Ecco, vedi, pure questo qua ci serve. Prima che lo prendi si tirai? Sì, vai tranquillo, aspetta. Se neanche mostra? No, ma lei è piazzata con la... Ecco! Ancora pochi secondi, siamo arrivati alla colonnina di ricarica. È manovra! Ok ragazzi, siamo arrivati qui sul set della colonnina per la ricarica della corrente continua. Angelo è già in posizione. Lorenz è pronto col ciak. Quindi, come sempre, dovevamo fare una ripresa, era tutto a posto, dovevamo mettere in carica il mezzo sulla colonnina, arriva il fenomeno di turno, la guardia giurata, no, cosa fate, chi siete, che è successo, documenti, autorizzazioni per fare una ripresa di un furgone che si ricarica. Questa è l'Italia, ragazzi, questa è l'Italia! Mi spiace, io sono ancora. Andiamo alla porta. Sono anche io del settore. Angelo, ci siamo? Anche lui è del settore. Anche lui. Nella sfortuna di questa cosa, quindi tarderemo le riprese, i ragazzi Omar e Elise della Man ci portano in un posto figo a mangiare. Non ci arriva ragazzi, non ci arriva. Un'operazione chirurgica di parcheggio vicino alla colonnina, guardate la distanza. Può essere utilizzata una colonnina da 40 kW che ricarica il veicolo da 0 a 80% in 45 minuti. E chiaramente nella troupe ci sono anch'io, è certo, perché io sono anche l'uomo backstage, ma siamo qui a Verona e speriamo che non ci siano imprevisti come quelli di stamattina. Abbiamo una nuvola, solo una nuvola su di noi. Che vi abbassate tutti quando ci sono io, basta stare dritti normali. Sono linea retta con te adesso. Ok. Ragazzi, abbiamo finito qui la Man. Angelo sta facendo una conversazione importante con Erika, una responsabile Man, e dobbiamo aspettare che finisca per capire se dobbiamo fare ancora qualcosa, ma secondo me abbiamo finito.
anche secondo me. Chiediamo conferma ad Angelo e poi si smonta e si va a casa. A casa. Angelo, io e Lorenz ci stiamo praticamente salutando, ti lasciamo qui a smontare da solo. Diciamo che non è tanto distante dalla realtà. Sì, ma poi mi portate una chiave, vedi, ma poi alla fine... Scusa, ma Paola, io sono piegato qua, smontato. Te le vai in cerca, se gli dici così a lui, figurati. Cosa mi cerco? Cerco... Lui da un po' si dice che siamo fancazzisti. Ogni volta che scarichiamo il furgone, lui fa il backstage, capito? Noi scarichiamo, lui fa... Lui filma. Oh, ma non è vero, dai, su, adesso vi do una mano, su, guarda. Cioè, io quasi mi dispiace che dobbiamo andare via. Dopo 4 giorni che stiamo assieme è ora di cambiare aria.